Vincenzo D'Amico. Qual è la malattia che l'aveva colpito e i sintomi a cui fare attenzione? L'ex calciatore, uno dei protagonisti del primo scudetto della Lazio, si è spento a Roma all'età di 68 anni. L'uomo era ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli. A dare l'annuncio della terribile malattia era stato lui stesso meno di 2 mesi fa. L'ex calciatore era stato colpito da un tumore. Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate. Io ci sto provando. Aveva scritto in un post sui social lo scorso maggio. Allora erano stati in tanti sui social a manifestargli affetto e vicinanza. Secondo quanto riferito dai principali quotidiani, il 68enne era ricoverato in ospedale. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente nel giro di pochi giorni. Dopo la diffusione della notizia della morte dell'ex calciatore, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo era diventato un bravo commentatore sportivo, è arrivato il messaggio toccante della società dove Vincenzo D'Amico ha militato più a lungo, la Lazio. Ma quali sono i sintomi del tumore da non sottovalutare? È fondamentale, come spiega il sito scientifico Manuale MSD, che il tumore venga scoperto precocemente poiché le possibilità di cura sono tanto maggiori quanto meno è avanzato il tumore all'inizio del trattamento. Di seguito i sintomi a cui prestare attenzione: perdita di peso inspiegabile, affaticamento, sudorazione notterà, dolore persistente di nuova insorgenza, problemi all'udito o alla vista, nausea o vomito ricorrente, perdita di appetito. E ancora, perdita di appetito, sangue nelle feci, alterazione recente delle abitudini intestinali, febbre ricorrente, tosse cronica, variazione di dimensione o di colore di un neo o variazioni di un'ulcera che non guarisce, neoformazione sulla pelle che cambia nell'aspetto, lesione che non guarisce e infine linfonodi ingrossati. Iscriviti al canale. L'uomo era ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli.